Sì, buonasera. Ancora è forte qui l'emozione al centro Stalli per quello che è avvenuto questo pomeriggio. Alle 15.30 è arrivato Papa Francesco a bordo di una vettura anonima. È arrivato per un incontro intenso, privatissimo, nella mensa che ogni giorno distribuisce oltre 400 passi a rifugiati, immigrati, richiedenti asilo. Avete detto giustamente che questa è una periferia nel centro di Roma, raccoglie storie, viaggi della speranza, disperazioni e drammi che arrivano da tutto il mondo. Sono persone in fuga da conflitti, tensioni, persecuzioni, a volte anche da tortura. Il Papa li ha incontrati dapprima nella mensa dove erano riunite circa 400 persone durante la normale distribuzione dei passi, una porzione della grande attività che compie il centro a Stalli, la sede italiana del servizio dei gesuiti per i rifugiati. E poi si è recato nella chiesa del Gesù dove ha incontrato altre 300 persone, erano in gran parte volontari oltre a rifugiati e utenti della mensa, persone che arrivavano da tutta Italia e degli altri quattro centri che fanno capo al centro a Stalli, Vicenza, Trento, Catania, Palermo. A loro il Papa ha rivolto un discorso alto, un discorso fermo, di grande impatto, dove attraverso tre vocaboli, il vocabolo accompagnare, accogliere, servire, ma soprattutto difendere, ha voluto parlare di quello che è l'impegno non solo degli specialisti, così li ha chiamati, ma anche di tutta la Chiesa. Avete ricordato giustamente l'appello forte ai conventi, agli istituti religiosi, perché spalanchino le loro porte per accogliere, dare dignità, dare alloggio dignitoso, ma anche serenità a tante persone che sono costretti a lasciare la propria patria. Questo appello che non mancherà naturalmente di scuotere la Chiesa, non solo quella romana, e poi anche naturalmente la commozione del Papa, perché ha incontrato, ascoltato, sentito storie. Dopo Lampedusa, lui stesso ha ricordato questo primo episodio di prossimità a chi è in fuga, a chi fugge da terre difficili. Dopo Lampedusa Roma, ma soprattutto per il Papa, dopo Lampedusa la vicinanza a chi deve immaginare un nuovo futuro. La commozione del Papa nell'ascoltare le storie di gente che arrivava dal Pakistan, dal Corno d'Africa, dall'Africa subsahariana, ma anche dall'Asia, insomma storie tutte cariche di sofferenza e di dolore, ma che guardano anche al futuro. Di tutto questo ha riferito Padre Lombardi nel corso di una conferenza stampa insieme al presidente del centro a Stalli, Padre Lamanna. Sentiamo che cosa ha detto Padre Lombardi riguardo soprattutto alla prossimità ai poveri e l'importanza di non dimenticarsi dei poveri. Ascoltiamo. Molto bello il tema anche dei poveri, che sono maestri privilegiati della nostra conoscenza di Dio e quindi la vicinanza ai poveri come punto di partenza per una giusta valutazione di quella che è i problemi della giustizia e ingiustizia dei diritti non garantiti nelle nostre società e nel nostro mondo. Altri temi sono abbastanza classici del Papa, l'essere vicini e guardare negli occhi delle persone che si incontrano, e io devo dire che qui, proprio quando il Papa era sotto nella saletta che incontrava il gruppetto dei 20, veramente li ha guardati negli occhi, cioè non era stato tanto un discorso, e col discorso lo ha fatto poi nella chiesa, ma quando era sotto lui è passato a salutare ogni singolo e si parlavano nelle orecchie, quindi si avvicina e gli diceva qualche cosa nell'orecchio e si faceva parlare nell'orecchio, quindi diciamo questo significa una vicinanza personale molto 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 profonda. Ecco. Naturalmente non appena sarà possibile vi forniremo anche le immagini di questo incontro, il centro televisivo Vaticano non le ha ancora distribuite, naturalmente c'è un diritto alla privacy che va rispettato e soprattutto all'anonimato per tante persone che hanno situazioni difficili alle spalle. Dobbiamo anche dire che il Papa si è visto profondamente commosso nell'ascoltare due storie in particolare all'interno della Chiesa del Gesù, quella di Carol, profuga siriana, e quella di Adam, profugo dal Darfur.
due storie che sintetizzano un po' quelli che sono i problemi che ogni giorno vengono affrontati e spesso anche risolti con successo dal centro a Stalli. Una giornata impegnativa per il Papa, perché questa mattina invece nella sala Bologna del Palazzo Apostolico ha incontrato i capi di Castero insieme al presidente del governatorato e al cardinale vicario Vallini, che poi avrebbe incontrato nuovamente nel pomeriggio. Questo incontro si inserisce nel progetto di riforma che il Papa Francesco porta avanti sin dall'inizio del suo pontificato, uno degli obiettivi del suo magistero, un mandato anche che gli è stato dato alle congregazioni generali che hanno preceduto il conclave e che naturalmente avrà un momento importante, una tappa importante all'inizio di ottobre con la riunione della commissione da lui stesso istituita per valutare la riforma della curia romana. Ma non è tutto, il Papa ancora prima in mattinata aveva tenuto la sua abituale omelia in Santa Marta, ancora una volta un'occasione per parlare del cristianesimo e della Chiesa che lui vuole, soprattutto del rapporto con Cristo. Sentiamo ancora una volta. Ci sono tanti cristiani senza resurrezione, cristiani senza il Cristo risorto. Accompagnano Gesù fino alla tomba, piangono, lo vogliono tanto bene, ma fino a lì. E pensando come su questo atteggiamento dei cristiani senza il Cristo risorto, io ne ho trovato tre, ma ne sono tanti, no? I timorossi, cristiani timorosi, i vergognosi, quello che hanno vergogna, e i trionfalistici. Questi tre non si sono incontrati col Cristo risorto. I timorosi sono quelli della mattina della resurrezione, no? Della mattinata, quelli di Maus che se ne vanno, no?